Bentornati, ben ritrovati amici di Live Social, Radio Roma Capitale, questa è Medicina Regione Lazio, la nostra rubrica, il nostro spazio dedicato all'informazione del mondo del benessere, della medicina. Ho il piacere di avere oggi come ospite qui al mio fianco il dottor Claudio Arcudi, medico chirurgo. Benvenuto dottore. Grazie. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Parleremo di un argomento molto interessante e specifico con lei, cioè di chirurgia dell'obesità. Le chiederei forse una domanda un po' banale, di cosa parliamo quando parliamo di chirurgia dell'obesità? Beh, innanzitutto bisogna dire che l'obesità è un problema diffusissimo nel nostro paese come in tutto il mondo. Basti pensare che un italiano su 4 è in forte sovrappeso e un italiano su 10 è obeso. Proprio per definizione. Sono statistiche molto alte, ma è aumentato il numero di obesità, il tasso di obesità negli ultimi anni? Sì, è aumentato molto negli ultimi anni e in particolare in quest'ultimo periodo con l'aumento della sedentarietà, lo smart working, l'impossibilità di andare a fare esercizio fisico e muoversi è sicuramente peggiorato, quindi ci aspettiamo dei dati molto peggiorati nei prossimi mesi e anni. In quali casi bisogna intervenire chirurgicamente e per quanto riguarda l'obesità? Ci sono dei parametri specifici che si devono considerare. Solitamente noi partiamo da una base che è quella dell'indice di massa corporea, per cui un paziente che è al di sopra di un certo indice può beneficiare di un intervento di chirurgia dell'obesità. E quali sono gli interventi, dottore? Esistono diverse metodologie a seconda dei casi? Assolutamente sì, esistono diversi interventi. Solitamente le tre categorie principali sono gli interventi di tipo restrittivo, gli interventi di tipo malassorbitivo e gli interventi di tipo misto. Molto famoso è l'intervento di sleeve, che è una riduzione, una tubulizzazione dello stomaco, che è l'intervento anche più in voga e l'intervento più eseguito. In cosa consiste questo intervento? Si tratta di un intervento che viene eseguito con tecnica mini-invasiva, quindi con alcune cannuline che vengono posizionate sull'addome, e consiste nella resezione di buona parte dello stomaco fino a ottenere solo un piccolo tubulo e quindi ridurre di molto il volume dello stomaco, che impedisce poi al paziente di mangiare eccessivamente. Esatto. Esistono anche operazioni in cui chirurgicamente si va a eliminare il grasso? Quel tipo di interventi sono di altra natura, solitamente okay, interventi estetici. Sì, più che altro per di natura estetica, ed è un mondo totalmente diverso altri tipi di intervento chirurgico? L'altro tipo di intervento più eseguito e più in voga è sicuramente l'intervento di bypass gastrico, con la sua variante mini bypass gastrico anche. Allora vorrei chiederle a questo punto la pericolosità di questi interventi, che incidenza c'è, insomma, di complicazioni, per capire anche un po' i nostri ascoltatori che potrebbero vivere un problema di questo tipo. Mi sento di dire che sono interventi molto sicuri, molto standardizzati, vengono eseguiti sempre nello stesso modo. Certo è che, come tutti gli interventi chirurgici, e si tratta di una chirurgia di tipo maggiore, presentano un certo livello di rischio, seppur minimo, appunto, è sicuramente molto controllato. Tanto più basso quanto più è esperto il centro a cui il paziente si rivolge. Prima di proseguire, dottore, ricordo ai nostri ascoltatori qualche canale attraverso il quale poterla seguire: pagina Facebook Claudio Arcudi, pagina Instagram Claudio RCD, anche un indirizzo email per poterle scrivere: c.arcudi@yahoo.com. Ci ha detto che causa lockdown, quindi causa lunga sedentarietà, l'incidenza di obesità sta aumentando. Quando rivolgersi a un professionista se sentiamo il rischio di poter cadere in questa patologia? Beh, è importante rivolgersi a un chirurgo dell'obesità quando modificare il proprio stile di vita, fare più esercizio fisico, tentare diverse diete non è più sufficiente. Esatto. Ricordo anche dove lavora: Ospedale San Carlo di Nancy, in via Aurelia 275. Maggiormente pazienti obesi sono uomini, donne, e in quale fascia di età? C'è una fascia di età, purtroppo, diciamo, in cui l'incidenza di obesità è maggiore? Allora, premetto che questi interventi si possono eseguire sia dai 18 anni fino a circa 65-70 anni. Okay. La fascia d'età solita, in cui il paziente più frequentemente più si affaccia,
è la giovane età dai 35 in su, ma anche vediamo sempre pazienti sempre più giovani accedere a questo tipo di servizi. Noi abbiamo un regime alimentare forse un po' scorretto, nonostante il nostro paese ci regali tantissime alternative di buon gusto per una dieta sana. Esatto. Come mai, dottore? Sicuramente avere dei ritmi di vita molto, sì, frenetici, lavorare in modo sedentario sicuramente non aiuta, seppur la dieta mediterranea effettivamente è riconosciuta come la migliore in assoluto, la più imitata anche, però chiaramente anche nel nostro paese ci sono questi problemi. Sì, soprattutto abbiamo detto che sta aumentando questo problema, quindi è giusto porvi attenzione e consapevolezza, come stiamo facendo in questo momento. Abbiamo detto che le tecniche non sono particolarmente invasive o pericolose, diciamo così. La scienza, la medicina fa passi da gigante di anno in anno, è cambiato un po' l'approccio a questa patologia negli anni? Assolutamente sì, basti pensare che fino a 10 anni fa non esistevano gli stessi interventi che esistono adesso, e anche il livello di complicanze era sicuramente molto maggiore, e anche il modo di gestire le eventuali complicanze non era così ottimizzato come adesso. Quindi fortunatamente oggi siamo in una botte di ferro, siamo abbastanza sicuri. Diciamo che sì, è un percorso molto sicuro. I margini di rischio sono minimi. Sono minimi. Dottore, io la ringrazio molto. Prima di salutarla ricordo nuovamente tutti i suoi contatti. Pagina Facebook Claudio Arcudi, pagina Instagram Claudio RCD. Ricordo che lei opera all'ospedale San Carlo di Nancy in via Aurelia 275. Indirizzo email al quale poterle scrivere c.arcudi@yahoo.com. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi.